Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è sempre venerdì 19 agosto 2011 e sono ora le 16:30. Vedete che strano titolo? Cara Dravissimi, ti prego. E questa TV, tutta l'intera redazione di questa TV pubblica si è cimentata su una notizia, su un fatto inviato dal telespettatore Andrea. Si chiama Andrea, vedete? Questo qua, il quale ha scritto a questa redazione, alla redazione di questa pubblica TV, inviando il link in un articolo. Questa pubblica TV ha aperto il link ed è saltato fuori questo articolo. Cuckold e o caundalesimo, il caundalesimo è la definizione di una turba psicologica. Vediamo di che si tratta, cioè in sintesi, prima di leggere, la turba psicologica consiste in questo, che ci sono degli uomini, non so quanti siano, però ce ne sono, che chiedono che la partner, moglie o compagna, e che la partner vada a letto con altri uomini, va bene? In sintesi, adesso leggiamo, va bene? Perché questo blog è il tuo psicologo, il blog il tuo psicologo, vedete? È consulenze psicofilosofia, ecco qua, vedete? Il blog è il tuo psicologo, vediamo. Con il termine inglese cuckold, si usa a indicare l'uomo che consapevolmente e volontariamente induce la propria partner a vivere esperienze sessuali con altri uomini, e ovvero la tendenza a fare praticare al proprio partner un tradimento assecondato. Solitamente è l'uomo che trae piacere dal vedere la propria donna che compie atti di sesso con altri uomini. Cuckold deriverebbe dal nome del cuculo o cuculo, si può dire in entrambi i modi, cuculo o cuculo, che è il famoso uccello che va a depositare le proprie uova nei nidi di uccelli di specie diverse. Allora, quindi il cuckold, questo diciamo così disagio psicologico, il cuckold, detto anche caundalesimo. E allora, cuckold deriverebbe dal nome cuculo o cuculo, e il riferimento è probabilmente al fatto che questo fa in modo che altri uccelli inconsapevolmente prestino il proprio nido e le proprie cure parentali ai propri piccoli. Il cuckold è quasi simile al fenomeno del caundalesimo, che indica la pratica umana di tipo sessuale con la quale il soggetto prova soddisfacimento nell'osservare il partner durante l'atto sessuale con un'altra persona. Il nome deriva da una vicenda narrata a proposito di Caundaule, re di Livia nell'VIII secolo avanti Cristo. Come si vede, il fenomeno è lo stesso, la differenza è solo nei termini usati. In origine il termine cuckold si applicava ai mariti non consapevoli di essere vittime di adulterio, ovvero il cosiddetto portare le corna, che indica il fatto che il tradito è l'ultimo a venire a conoscenza dell'adulterio, così come le corna sulla testa sono viste dagli altri, ma non da chi le porta. Il fenomeno del cuckoldismo è aumentato con l'avvento di internet, eccetera, eccetera, eccetera. Il cuckold, cioè il cornuto volontario, il cuckold inteso come il soggetto di questa relazione triangolare, può vivere la propria condizione come una forma di umiliazione che avvicina questa relazione e questo rapporto alle relazioni di dominazione e sottomissione,
in cui la sua partner assume l'aspetto psicologico di una vera e propria mistress. Beh, va bene, va bene, va bene, va bene, si continua, continua. Bell'articolo, interessante. Spesso in questi casi il cuckold assiste al rapporto sessuale fra la sua compagna e il terzo uomo e subisce commenti o ordini umilianti da parte di entrambi. In altri casi, tuttavia, il soggetto cuckold vive questo aspetto della sessualità come un completamento della normale relazione di coppia, stringendo a volte persino un legame di amicizia e di complicità maschile con l'abituale terzo con cui la sua compagna si intrattiene. Ecco, poi c'è il dottor Roberto Cavaliere, psicologo, terapeuta, per contatti e consulenze private, c'è il telefono, c'è l'email e via di seguito. Poi, prima di chiudere la lettura, vi leggo il commento di una donna che scrive a questo psicologo, perché questa donna sposata vuole appunto che ha un marito che vuole che lei vada con altri uomini. Vediamo cosa dice. Sono una donna di 45 anni e il mio compagno è quello che si definisce un cuckold, ossia cornuto. Cioè, beh, no, 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 un cornuto volontario, devi dire. Cioè, no, vabbè, un cuckold, ossia cornuto, no, ossia un cornuto volontario. Cioè, desidera e si eccita nel vedermi fare sesso con altri uomini. O immaginare che io seduca qualcuno, o che qualche uomo ci provi con me. Io devo confessarle che qualche volta ho acconsentito ai suoi giochi, ma sono molto confusa perché mi sembra che questo non lo abbia soddisfatto e mi fa capire che desidera tantissimo che a breve io faccia sesso con un uomo. Ho letto molto sul cuckoldismo. Ma quello che non riesco a condividere è come un uomo possa desiderare ossessivamente una cosa così e nel contempo affermare di amare la propria compagna. Nel senso che mi è capitato di essere importunata da due uomini e quando gliel'ho raccontato, lui, invece di sentirsi offeso e arrabbiato, era eccitato al pensiero. È brutto pensarlo, ma ho accanto un uomo che non mi fa sentire veramente sua, protetta e sicura. E poi pensare che si ecciti solo così, senza un minimo di senso del possesso per il corpo e l'intimità della sua donna, come dire, poi pensare che si ecciti solo così, senza un minimo di senso del possesso per il corpo e l'intimità della sua donna, appunto, cioè non le piace questa faccenda qua. Io lo accetterei se fosse un gioco, un modo per trasgredire insieme una cosa che può o non può accadere e non certo per la volontà di tradirlo o il desiderio di avere un altro uomo, eccetera. Sono molto confusa, ci sono momenti in cui mi sembra di avere accanto un estraneo e sono anche mortificata perché capisco di non essere la donna che avrebbe desiderato. Magari all'inizio l'ho illuso per il mio essere trasgressiva. Capito? Magari all'inizio l'ho illuso per il mio essere trasgressiva, ma non ero innamorata e forse pensavo lo stesso di lui, cioè che se si fosse innamorato di me non avrebbe più desiderato queste cose, ma mi avrebbe voluta solo per sé. Ho paura che il nostro rapporto ne risenta. Ho sempre il dubbio di non essere io a farlo eccitare, ma il pensiero di vedermi in altre situazioni. Se mi può fare chiarezza, grazie, distinti saluti, e qua seguo tutti gli indirizzi di questo psicologo, di questo team di psicologi. Beh, qua presentano questo fenomeno come se fosse un fenomeno recente. Fenomeno recente. Cuckold e o
Caundaresimo, eccolo qua. Io so che di questi eventi ce ne sono sempre stati, cioè di uomini, di mariti che godono vedendo la propria moglie, la propria partner, fare l'amore con altri uomini. È qualcosa che si avvicina al voyeurismo, ai guardoni. Tutti sono guardoni che anziché andare a guardare tra i cespugli, stanno più comodamente nella loro camera da letto. Ma vediamo un po' come può avvenire un fenomeno tale per cui può capitare che ci siano in patriarcato, all'interno della famiglia monogamica patriarcale, e ci siano casi di questo tipo. Ma come? E da quando c'è il patriarcato, da quando è nata la proprietà privata, da quando ci sono i comandamenti, non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri, cioè da quando la donna e la roba sono considerate alla stessa stregua, non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri, alla stessa stregua, quindi un vero e proprio possesso da proprietà da parte dell'uomo. Da quando c'è appunto il patriarcato, con tutte le regole infinite, per fare in modo che la moglie non possa mettere le corna. È considerata proprietà privata anche perché porta in grembo i figli che nascono anche dallo sperma del marito. Ma come può verificarsi che il marito in patriarcato per antonomasia è sempre lì, tremante al pensiero che la propria moglie o la propria partner possa andare con un altro uomo. Conosciamo il sentimento, la passione della gelosia che scatena tante tragedie. Allora, com'è possibile che avvenga il contrario di tutto ciò? E cioè che ci siano dei mariti, o dei mariti de iure, o comunque partner de facto, che chiedono alla propria partner, alla propria moglie, di fare l'amore con altri uomini e vogliono inoltre assistere a un tale evento. Ma come? In patriarcato, come lo possiamo giustificare? Io ho sempre detto che il grande dio del patriarcato è il dio denaro, il grande dio è la proprietà privata. Allora, come può uno rinunciare in patriarcato alla proprietà privata della propria moglie e metterla nelle mani di altri uomini? Beh, cari amici, io in breve vi dico che questa è una ulteriore forma di possesso. E siccome il marito può temere che la moglie vada a mettergli le corna, vada a mettergli le corna, è un marito che teme questo, è un marito che conosce l'animo umano. Solo un marito che non conosce l'animo umano può pensare che la propria moglie non gliele metterà mai le corna. Tanto è vero che le femministe, scusatemi se nomino le femministe, ce l'avevano a morte con la famosa frase di Giulio Cesare. E perché erano andati a dire, gli amici di Giulio Cesare erano andati a dire: Giulio, stai attento che pare che tua moglie ti metta le corna. E Giulio Cesare rispose: la moglie di Cesare è al di sopra di ogni sospetto. E voi capite che questa, io le capisco le donne quando si arrabbiano nei confronti di questa frase, le capisco. E perché ci vuole una bella presunzione a dire: mia moglie è al di sopra di ogni sospetto, cioè io mi pongo come un dio. Sì, Caio Giulio Cesare fu effettivamente un semidio, tant'è vero, Cesare, Czar, Kaiser, è tutto collegato. Però, insomma, dai, la moglie di Cesare è al di sopra di ogni sospetto. E questa si chiama cecità psicologica, si chiama questa qua. Ora, un marito che abbia un minimo di sensibilità
pensa che sua moglie potrebbe mettergli le corna. E allora come fare in modo di evitare un tale inconveniente, cioè di diventare un cornuto senza saperlo? La cosa migliore è diventare spontaneamente un cornuto, quindi sapendo le cose. E se questi mariti dal d'Italia o questi partner dal d'Italia dicono alla moglie mettimi le corna, in un certo senso la controllano, in un certo senso. Non si esclude neanche che magari che condizionino, che orientino la moglie verso qualche uomo di cui magari si possono fidare, nel senso che non lo temono. Non lo temono per prestanza fisica o per prestanza intellettuale, ma a parte questo, dire alla propria moglie, vai, vai, così provo piacere, è un bellissimo modo di ribadire la proprietà privata nei confronti di quella donna. È come dire, guarda, tu mi vorresti mettere le corna di nascosto, invece sono io che te le chiedo, te le chiedo. Ti richiedo e che siano pubbliche, pubbliche nel senso che lo sappiamo tutti e tre o tutti e quattro, e così tu non ce l'avrai mai la soddisfazione di mettermi le corna, perché non mi potrai mai chiamare cornuto, perché il vero cornuto è quello che non sa di esserlo, capito? È una misura difensiva che ribadisce la proprietà però di quest'uomo nei confronti di questa donna, la ribadisce la proprietà. In una maniera sottile che to toglie persino alla donna, alla moglie, la soddisfazione di mettere le corna vere. Perché queste non sono corna vere. In più la moglie si deve pure arrabbiare perché vede che il marito è contento. Il marito è contento quando lei fa l'amore con un altro uomo. E gli togliete il di più voi alla donna in questo modo. Cari malati di questa malattia che si chiama cuccoldismo. Cuccoldismo o caundalesimo, qua c'è sempre in patriarcato, c'è sempre da imparare qualche parola nuova relativa a qualche vizio, a qualche passione, a qualche stranezza nuova. Ogni giorno che passa si scopre qualcosa di nuovo, si scopre. Cuccoldismo o caundalesimo, pensate che raffinatezza che hanno questi uomini qua. Dicono, io non sarò cane, tu non me le metterai mai le corna, perché le corna vere sono quelle che non si conoscono, le conoscono gli altri però. Quando passi per strada ridono, magari ti vengono incontro, ti danno la mano e sorridono. Sono tanto affabili, sono tutti gli uomini quando sanno che tu sei un cornuto, ma tu non lo sai. Tutti vengono incontro, ti offrono pure il caffè al bar, capito? E questi tipi, le sanno queste cose. Allora mettono le mani avanti, d'accordo? E non gliela danno alla donna la soddisfazione di mettergli le corna, quelle vere, sono quelle che non si conoscono, quelle vere, e in modo che nessuno ti può venire incontro nella piazza, carissimo, come stai? Andiamo al bar, sai, con tutti i sorrisetti sottintesi. No, questi no, la donna con questi uomini non può neanche cavarsi la voglia di dire, gli metto le corna a quel cretino di mio marito. Pensate un po' voi. Questa è una difesa patriarcale, rientra pienamente nella logica patriarcale. È una nuova forma di dominio sulla donna. D'accordo? E se non altro, questi sanno già in partenza che essi alle loro mogli gli precludono la possibilità di mettergli le corna, gliela precludono perché. Questi mariti, questi partner, guidano l'attività sessuale, la guidano. Sì, in apparenza sembra che ci sia una violazione delle regole patriarcali sulla proprietà privata, ma questo comportamento, nella sostanza, ribadisce fortemente la proprietà privata, perché il marito si sottrae alla triste circostanza di diventare un cornuto vero, si fa cornuto volontario e impone alla moglie dei comportamenti che lei, moglie, avrebbe fatto volentieri di nascosto, però di nascosto, invece lui
impone alla moglie di fare dei comportamenti alla luce del sole, per cui la donna non ci capisce più niente, la donna. Capito? Dice, ma guarda un po', io proprio a me mi doveva capitare un marito cuckold, un marito proprio a me mi doveva capitare un cuckold. Le mie amiche hanno la possibilità di mettere liberamente le corna ai loro mariti, le corna vere però, e invece io non posso farlo, guardate quanto sono stato disgraziata. Va bene, cari amici, questa redazione appunto comunica al telespettatore Andrea che ha inventato questo messaggio, che questa è l'interpretazione che di questi eventi dà questa pregiata redazione di questa pregiata TV pubblica, va bene? Ok, cari telespettatori, grazie, che avete visto cosa succede a questo mondo? Poveretti queste qua, povere mogliettine, che non possono avere neanche la soddisfazione di mettere al loro marito cuckold delle corna vere, devono mettere delle corna guidate dal marito, capito? Il marito se la gode pure, se la gode. Sì, viene ribadita all'ennesima potenza la proprietà privata del marito nei confronti della moglie. Va bene, grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.